Un buon primo tempo ed una ripresa decisamente sottotono, così il Giulianova esce sconfitto di misura contro una Savignanese che si impone con merito, trascinata dal suo cecchino Longobardi, autore del gol partita. Nel Giulianova ancora fuori causa De Fabritis, al suo posto Ferrini, recupera Fazzini ed è nell'11 titolare, turnover in attacco, Di Paolo inizia in panchina, ci sono Torelli e Mangiacasali a sostegno di Tozzi Borsoi. Rispetto a Vasto il tecnico della Savignanese Farneti inserisce Riccardo Manuzzi e Giacobbi per Guidi e Brigliadori e conferma il 4-2-3-1 con Longobardi al centro dell'attacco. L'avvio del Giulianova è scoppiettante, la squadra di Stallone va subito vicino al gol al quinto con Fazzini che sfonda a sinistra e serve la corrente Torelli, piattone chirurgico ma Pazzini è prodigioso. Due minuti dopo azione avvolgente giallorossa, cross di prima di Antonelli per Mangiacasale che incorna fuori di poco. La Savignanese vacilla ma risponde all'undicesimo con l'azione di Turci, traversone per Longobardi, imperioso colpo di testa ma Sciba ci arriva, gran parata in calcio d'angolo. I primi 20 minuti del Giulianova sono superbi per intensità e pressione, poi un comprensibile calo e la Savignanese sale col baricentro. A metà tempo Longobardi elude il fuorigioco, lavora in maniera pregevole il pallone e mette dentro per Scarponi, anticipato da Ferrini, mentre dopo la mezz'ora la palla buona capita sulla testa di Turci che vanifica il cross di Francesco Manuzzi. A fine tempo si rifà pericoloso il Giulianova, in mischia Gregorio sfiora l'autogol al 40esimo e al 45esimo Forò chiama Pazzini all'intervento in due tempi. 0-0 all'intervallo di un primo tempo godibile e la partita si sblocca ad inizio ripresa. Sul più bello Brighi interrompe la serpentina di Mangiacasale, ne scaturisce una ripartenza micidiale della Savignanese. La palla arriva a Longobardi che ubriaca di finte Ferrante e piazza la palla sul palo lontano dove Sciva non può arrivare. Un gran gol per un Longobardi in giornata di grazia e che poco dopo al 7° ci prova da lontano. Sciba controlla e palla fuori. 9° Stallone gioca la carta Di Paolo dentro al posto di Torelli ma il Giulianova ha perso lo smalto del primo tempo. Allora Stallone passa al 4-4-2, Balducci e frulla per Forò e Ferrini. Sterile il destro proprio di Balducci ma è la Savignanese con altri neoentrati ad avere a disposizione il colpo del KO. Azione solitaria di Peluso che al 25esimo per due volte viene murato da Fuschi. Al 27esimo il solito Longobardi menta per Gasperoni. Sciba è super e col piede dice no. Pazzini usa i guanti solo al 40esimo sul destro strozzato di Di Paolo, l'unica vera opportunità giallorossa al 90esimo col destro di Frulla che dà solo l'illusione ottica del gol. Troppo poco per evitare una sconfitta cocente e che il Giulianova dovrà cancellare mercoledì al Fadini con la Jesina. Mister, un ottimo inizio e a mio giudizio 20 minuti giocati con una intensità davvero di grande livello. Poi cosa è successo? Ma poi chiaramente c'è stata anche la squadra avversaria che ci ha preso un attimo le misure, al di là che credo che il primo tempo in effetti il Giulianova aveva ripetuto le buone prestazioni delle ultime gare e dovevamo forse chiudere la partita, abbiamo avuto qualche buona occasione, abbiamo avuto un inizio ovviamente come ci era capitato ultimamente, non l'abbiamo messa dentro e il primo tempo però avevamo tenuto, diciamo, se vogliamo il campo o avevamo giocato prevalentemente nella metà campo avversaria. Poi devo dire che il gol loro a inizio di ripresa su un contropiede, perché Mangiacasale aveva fatto una ripartenza, aveva dribblato due uomini, era entrato in area, da lì loro hanno fatto un bel gol con un giocatore sicuramente importante. A quel punto è uscito fuori tutto il carattere che della Savignanese, che insomma è una squadra difficile da affrontare, che quando si tratta di mantenere sia i ritmi della partita, di addormentarle, di tenere palla in certi momenti in cui un pochettino si forzano le giocate, loro sono stati in partita, sono stati più affamati e noi invece secondo me per la prima volta di quest'anno siamo una squadra che solitamente abbiamo forti reazioni, ce la siamo sempre anche quando abbiamo perso fino all'ultimo minuto, abbiamo sempre giocato per il pari. Oggi devo dire che invece dopo il gol subito Giulianova per la prima volta non è stato il Giulianova che conosco e mi dispiace. È vero che a parziale alibi questa settimana abbiamo avuto tante influenze e quindi probabilmente non abbiamo avuto la capacità, però merito anche all'avversario, perché insomma ogni tanto bisogna avere il coraggio anche di riconoscere i meriti dell'avversario. Ogni vittoria che noi facciamo usiamo punti che riteniamo sempre determinanti, quindi quando sono tre direi che importantissimo è il termine, è l'aggettivo giusto. E credo che dopo una partenza dove magari il Giulianova ha avuto un paio di situazioni dove poteva anche fare gol, tra l'altro su errori nostri più che altro, e credo che nel secondo tempo dopo il gol abbiamo legittimato la vittoria con qualche occasione per chiudere la partita che non ci siamo riusciti. Però noi sappiamo una cosa, che le nostre partite sono sempre
tiratissime, siamo sempre al limite, quindi ogni nostra partita può finire con qualsiasi risultato, questo lo sappiamo, non abbiamo sicuramente la presunzione o la forza di pensare di chiudere le partite anticipatamente con grande sicurezza, ma siamo consapevoli del fatto che ci dobbiamo guadagnare ogni punto che faremo.